Grigliare in tutta sicurezza. Seguite con attenzione i nostri consigli e niente potrà intralciare le vostre grigliate. Nuova bombola, per esempio, in materiale composito. Le istruzioni riguardanti la manipolazione in sicurezza della bombola di gas si trovano sulla rondella applicata ad ogni nuova bombola. Posizionate la bombola di gas accanto al grill, aprite il coperchio del grill e verificate che tutti i pulsanti di controllo siano ben chiusi. Controllate lo stato del tubo. Dovete assicurarvi che non sia danneggiato, rotto o lesionato. Controllate anche la guarnizione ermetica del regolatore. Le guarnizioni ermetiche danneggiate, lesionate o che presentano fessurazioni devono essere sostituite. Si tenga presente che le tubazioni e i regolatori di pressione devono essere sostituiti conformemente alle indicazioni del fabbricante, ma almeno ogni 10 anni. All'acquisto del grill, assicuratevi che sia attrezzato di un regolatore di pressione secondo la norma svizzera. Ora controllate che la bombola di gas sia ben chiusa. A tal fine, girate la valvola in senso orario verso destra. Di seguito, togliete il sigillo di garanzia in plastica che protegge la valvola della nuova bombola. Questo sigillo garantisce che la bombola di gas è stata professionalmente riempita da Vitogaz. Adesso allacciate il regolatore di pressione alla valvola della bombola di gas. Per fare ciò, ruotate il pulsante di fissaggio sul regolatore di pressione verso la sinistra, in senso antiorario. Poi potete stringere il pulsante di fissaggio con l'aiuto di una chiave inglese. Dopo ogni allacciamento, vi consigliamo di procedere ad un controllo dell'ermeticità. A tale scopo, cospargete le parti assemblate con una miscela di acqua e detersivo per piatti. Con un leggero movimento, aprite lentamente il tubo del gas e richiudetelo. Se un raccordo perde gas, si formano delle bolle in quel punto. In questo caso, chiudete immediatamente la bombola e controllate nuovamente tutti gli elementi d'allacciamento, come indicato in precedenza. Se non trovate la causa della perdita, dovrete contattare un rivenditore specializzato. Se non compaiono bolle, significa che la bombola di gas è correttamente allacciata. A questo punto potrete grigliare in tutta tranquillità. Sostituzione di bombola. Per togliere una bombola vuota, verificate prima che tutti i pulsanti di controllo del grill, così come la valvola della bombola di gas, siano ben chiusi. In seguito, allentate il regolatore di pressione con l'aiuto di una chiave inglese. A tal fine, ruotate il pulsante di fissaggio nel senso orario. Una nuova bombola di gas può essere acquistata in uno dei 3.500 punti vendita Vitogaz.